Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con la serie dedicata a PC Building Simulator. Come sempre, ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che naturalmente vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre, vi ricordo che nella descrizione del video trovate e troverete diversi link, fra cui un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino al 70%, oltre naturalmente a trovare i link dei miei canali social e naturalmente trovate il link per acquistare il vero cibo biologico italiano al 100% direttamente dal sito www.ipianibio.it. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Esatto, quindi mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it, li trovate su Facebook ed Instagram, come dice il jingle pubblicitario. Allora, ragazzuoli, intanto volevo ringraziare tutti quanti voi che state facendo crescere la serie di Trader Life Simulator. Vi ringrazio naturalmente di esservi iscritto al canale. Vi ricordo di iscrivervi sia su Twitch che su YouTube e è totalmente gratuito e voi non farete altro che voi farete una grande cosa, ovvero quella di poter permettere a questo canale di poter crescere. Quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo. Ok, allora facciamo un ultimo test. Eccoci qua, facciamo un ultimo test, dopodiché partiamo. Perfetto. Ok, allora sono apparsi due omini, perfetto. Iniziamo quindi la nostra mitica avventura con questa serie, ovviamente in versione notturna. Infatti, in questo momento sono in live di sera, quindi iniziamo anche una nuova avventura. Ma detto questo, bando alle ciance. Il mio nome è Alessandro. Power Super Tech. Gaspari, carissimo, buonasera a te e bentornato nel canale. Buon inizio di settimana, carissimo. Gli facciamo una bella scoccatella di mani al nostro Gasparino. Thank you so much, my friend. Welcome back. Allora, andiamo avanti con la carriera qua. Tutto bene, caro. Tutto bene, un sacco di tempo che. Vabbè, da qualche giorno. Poi com'è andata la passeggiata con la nonna?
abbiamo un sacco di cose da fare qua. Allora, andiamo a vedere. Intanto facciamo una bella scivolata in onore del nostro Gaspar House che ci è passato a trovare. Vai! Oppala! Ah, è andato molto più liscio del solito. Allora, vediamo un attimino cosa stavamo facendo qua nel frattempo. Allora, can boot. Ok. Quindi deve avviarsi. Poi quindi sostituire la scheda madre e il dissipatore. Perfetto. Occaparocero, vai. Iniziamo questa nostra avventura. Vai, vai, Cicino, vai. Quindi abbiamo la scheda madre, abbiamo il dissipatore. Allora ricordiamoci, vediamo un attimo questo che cosa vuole più precisamente, se vuole qualche cavetto particolare. Mi raccomando, controllate sempre i piani di lavoro, le richieste di lavoro, perché altrimenti potreste non ricevere il massimo del punteggio. Quindi, vediamo un po'. Allora, ok, quindi dobbiamo soltanto mettere i cavi arancioni. Arancia. Quindi andiamo a vedere se già abbiamo i cavetti arancioni. E già se li sessioniamo, quindi cava orange. Non ce l'abbiamo? Attenzione, aspetta, ma yellow? No, non ce l'abbiamo proprio. Oh no, e questo ci serve. Orange, ecco qua. Allora, plastic, ora li prendiamo tutti e tre, facciamo un solo acquisto, così risolviamo il problema. Allora, poi qua che dice? Fix, diagnet fix, replace motherboard, PC boot to us diagnostic. Ok. Vediamo un attimo qua. Mettiamo il sottofondo di musica. Ok, vai. Un po' di musica tuzza e tuzza. Naturalmente vi porto sempre i saluti di Mister Aleasso Official, che in questo momento è in fase di allestimento del suo studio televisivo, web studio della sua web TV, e quindi in questo momento è offline. Ma naturalmente vi porto i suoi saluti. Mi raccomando, passate a seguirlo anche sui suoi canali social. Anzi, quasi quasi facciamo anche uno shootout, visto che ci troviamo. Così. Così lo passate a salutare, magari lo passate a seguire. Allora, vi facciamo anche uno shootout. Quello classico. Mi raccomando, amici di YouTube, passate a seguirlo in Mister Aleasso. Approfitto naturalmente per salutare tutti voi che state facendo crescere
il mio canale YouTube, ma anche a quelli che non lo fanno riuscire. Facciamo tutti ginnastica. Speriamo di aver preso quella giusta, la scheda madre. Che questo è il residuo di un'altra live che ho fatto precedentemente. Insto. Allora, 170, ok. Iniziamo a montare questo. Appena avrò l'occasione di portare PC Building Simulator 2, faremo una serie particolare che ovviamente non vi anticipo, perché naturalmente qualcuno potrebbe venire a prendersi l'idea e di conseguenza poi dire che l'idea è sua, me la tengo un pochettino per me. Saluto anche, approfitto per salutare anche oltre ad Aleasso il nostro Gaspari, saluto la zappa storta, il nostro amico Kaiman Lore, il nostro Oleari Enrico insieme a Salvo Farmer, e con l'occasione colgo l'occasione, scusate il giro di parole, per ringraziare i canali che in questo momento stanno ospitando questo video. Quindi ringrazio ovviamente i canali Telegram di Moreno, di La Zappa Storta, di Salvo Farmer Official, e naturalmente ringrazio anche il canale di Neo Ferbus e tutti coloro che naturalmente non ospitano o quantomeno non fanno un po' di non ospitano questo canale. Allora, quindi andiamo a mettere la pasta qua. Questo è un Intel. Ah sì, è un Pentium. G, questo è interessante. G222. Allora, PC parts, PC cooling, yeah. Oh yeah. Allora, cables, cable management. Amen. Facciamo tutti ginnastica, papà. Ah, no, sbagliato. Bisogna ricordarsi, altrimenti ricordatevi di ripristinare tutto com'era, perché altrimenti non avrete il punteggio alto nella fase di, come si dice, quando fanno le recensioni, ecco, rischierete di prendere solo 4 stelline, e 4 stelline non è proprio il massimo, considerando che ciò comprometterà tutto il ciclo della carriera. Quindi non tralasciate nulla, ovviamente, amici big streamers, quando attingete qualche informazione, se volete fare veramente una bella figura, magari ditelo che l'avete attinto da qualche altro canale, perché ovviamente queste sono conoscenze tecniche, bisogna conoscere, non a chiacchiere ma a fatti. Allora, detto questo, installiamo il cablaggio e prepariamoci per fare partire il computer. Vai, un bel computer per il nostro Gaspar House. Prossimamente facciamo una cosa, diciamo una cosa bellina, non vi anticipo di cosa si tratta, perché
Altrimenti qualcuno passa e copia. E quindi salutiamo il nostro Gaspari, alias Stefano, il grande Stefano. Prima di andare avanti, però, ricordatevi sempre di fare la scansione con l'antivirus. Lo sta, ecco qua. Non sempre ve lo chiede, ma potrebbe capitarvi in qualche occasione che non vi dà il massimo del punteggio. Perché? Perché magari non avete fatto la scansione con l'antivirus. Quindi vi consiglio di farla sempre. Come volevasi dimostrare, ne avete avuto la conferma, vedete? 500 virus. Quindi mi raccomando, fate sempre la scansione, perché vi permetterà sia di guadagnare punti esperienza, quindi di conseguenza anche una buona reputazione, ma allo stesso tempo riuscirete anche a piazzarvi meglio, diciamo così, nelle categorie degli assemblatori, dei capers, insomma. Allora, vediamo subito di cosa si tratta. Qua già si capisce che bisogna fargli una bella pulitina. Ovviamente mi piacerebbe che gli sviluppatori permettessero di visualizzare su PC Building Simulator 2, ovviamente parlo di visualizzare qui a monitor tutte le cose che sono scritte nella mail, delle tracce, ecco. Io al momento non ho ancora provato PC Building Simulator 2, appena ovviamente il prezzo calerà cercherò di acquistarlo. Ovviamente saluto e ringrazio gli sviluppatori della DNA Army, ovviamente, che mi hanno concesso la chiave del gioco di Trader Life Simulator 2, che vi ricordo che tutti i sabati esce un nuovo episodio. E se volete acquistarlo risparmiando qualche soldino e volendo aiutare anche il mio canale, vi ricordo che nella descrizione del video, sia su Twitch che su YouTube, trovate un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati. Allora, qui abbiamo, questo mi sa che fosse la CPU, e infatti. Allora, qua dobbiamo sostituire ventola e CPU. Questo che CPU c'ha? Il Celeron. Ok, teoricamente dovrebbe essere questo, eh? Poi c'è sempre il bello della diretta, quindi andiamo in processori. Allora, abbiamo detto G4 3000 3. Allora, facciamo così. Vuole Inventory, vediamo un po'. Aspetta, com'è che si faceva? Ecco qua. Allora, CPU Ryzen, questo lo possiamo anche vendere. Ah, è il 3009, sa, eh? Broken, sì. G3009 con il dissipatore stock. Quindi G3900, ecco qua. Aspetta, ma già ce n'è uno. Fammi vedere un attimo. CPU. No, questi sono usati, non vanno assolutamente utilizzati. Quindi, ok, G3900.
3.900 più il dissipatore stock, quello di fabbrica. Ma io quasi quasi gli metterei un Alpine. Vediamo un po', 45, no, quanto costa? 15, no, ok, Arctic, eccolo qua. Cosa abbiamo? Uno ne devo prendere, ok. Allora prendiamo questo, lo mettiamo un attimo, lo parcheggiamo un attimo qua. Aspetta, aspetta, quando prendiamolo, che altrimenti ci imbrierà. Allora intanto andiamo a consegnare. Perfetto. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre di fare la scansione con l'antivirus. Don't forget to check every time you do a repairing something like that to check if there are any virus inside the PC. Do always every time antivirus scan. Allora, PC boot, replace motherboard. Allora, andiamo un attimo, quale ci dice di replace motherboard? PC start a 320 m. AM4, ok. Poi vediamo se è questa. No, non è questa. Questa no, troppo complicato. Troppo complicato. Ok, quindi iniziamo a prendiamo questo. Beh, questo non me lo fa appoggiare a terra. Ok, mettiamo un attimo qua. E no, facciamo così. Iniziamo ad ordinare qua, perché va a finire che mi imbroglio, come è capitato in un'altra occasione. Mi scordo quali sono i cosi, quindi. Allora, mo ci abbiamo due. No, che ho fatto? Babbo. Facciamo così. G3900, lo riacquistiamo, mi serve con urgenza. Poi il dissipatore e AM4. MTech, ecco qua. Questo mi serve con urgenza, quindi ce lo facciamo portare subito. Ecco qua. E me ne arriverà un altro, vabbè. Ci tornerà utile per qualche altra cosa. Allora, qui ci dice qui abbiamo detto che dobbiamo mettere la CPU. Il dissipatore, ah, abbiamo preso l'Arctic, che è leggermente più performante rispetto all'altro, un po' più alto, ma decisamente più performante. Spero solo di ricevere una buona recensione.
Colleghiamo i cavi. Potrebbe non essere sufficiente l'intervento che abbiamo fatto, ma potrebbe essere necessaria anche qualche altra operazione, quindi non cantate vittoria, anzi non cantiamo vittoria, salutiamo vittoria. Ok, allora facciamo una scansione sperando che non ci sia i virus. Aus, Gaspar Aus, mitico Gaspari, grazie naturalmente di esserci sempre, mitico Gaspari. Gaspari, ci sei? Dove sei, Gaspari? Dove sei, Gaspari? Si è nascosto, Gaspari, guaglioni, si è nascosto. Oh Gaspari, grazie fra le altre cose, leggo che hai fatto una presentazione, grazie. Facciamo una shout out al nostro Gaspari così lo andate a seguire, che è un bravo ragazzo. Animal Shelter, ah. Animal Shelter, sure, yeah, etuse, vai, questo è pulito, vai, clear, se non c'è l'acqua c'è, vuol dire che stanno i lavori in corso. Allora questo non c'è bisogno perché deve essere ripristinato. Allora quindi questa è la paratia frontale, speriamo di non accapezzarci altri piccolis. Allora questo si può anche mettere in uscita. Allora qua replace motherboard, quindi qua dovremmo avere già la scheda madre pronta. Mi raccomando, quando vedete i PC che sono completamente impolverati, pulite bene perché tutto sommato il contrattino ve lo fa terminare, ma comunque ne risentirà poi la recensione, quindi non avrete il massimo del punteggio e di conseguenza non si possono sbloccare alcune cosucce interessanti. Allora questo, questo qua deve andare. Allora cablash, iniziamo a collegare i cavi e vediamo quello che ne viene fuori. Come dice il mitico Nazario Nesta, che saluta naturalmente, è un bravissimo youtuber che vi suggerisco di iscrivervi al suo canale e di seguirlo. Forse il wifi, che il segnale del wifi che è un po' debole probabilmente. Vabbè, non preoccuparti, grazie ancora comunque per la presentazione che hai fatto, ora ci ho fatto caso. Due sono le cose, o è l'alimentatore che si è fuso qua, poi la scheda madre.
Potrebbe essere anche la scheda madre qua. Ah, replace motherboard, ok, giustamente. Diciamo che oltre alla conoscenza del gioco, sì, c'è anche quella lì un po' tecnica. Allora, questa Shmondisho. Rock and roll. Comunque, Gaspari, ti consiglio, se devi fare le live, cerca di farle cablate, cioè, o meglio, cerca in qualche modo di collegarti tramite cavo. Quindi, se c'è il PC, evita il wifi, perché non è proprio ottimale farla con il wifi. Invece col cavo, che è più diretto al modem, va bene. Poi se la fai da cellulare, allora mettiti quando, nei pressi del router modem, in modo tale che hai un buon segnale. No, nel tuo canale, dico, l'hai fatta nel tuo canale. Tre giorni fa, ieri, mi esce nella... qui nel tuo canale ti ha dedicato una presentazione davanti a tre spettatori. Adesso vi stanca un po' di pelatas, la pelotas. Ok, vai, Shmondisho. Eh sì, perché il wifi è un po' complicato. Invece con il cavo stai sicuro. O se magari c'hai un wifi extender, allora va bene. Se c'hai tipo le power line che ti permette una di quelle wifi, meglio ancora, che una la colleghi via cavo e poi tramite l'impianto della rete elettrica poi codifica e decodifica il segnale, e di conseguenza non dovresti avere una grande dispersione di segnale. Allora, ok, dovrebbe essere questo. Devo vedere se riesco a sbloccare quella cosa che mi fa abitare le viti tutti insieme. Vediamo un attimo se riesco ad acquistare quell'abilità, se non costa tanto. Allora, tool and software, vediamo un po'. Allora, autoscrew 8000, non se ne parla proprio. Non se ne parla proprio. Però questa mi torna utile, che mi collega tutti i cavi da solo. Allora, torniamo a noi. Quindi CPU, come? Ah, perché è un Ryzen, sì, AMD, ho messo quella non corretta, giustamente. Poi questa qui la recuperiamo, ci torna utile sempre in un'eventuale futura riparazione o poi più avanti faremo un po' di cose particolari. Allora, motherboard, eccola qua, la 320, che non è un aeroplano.
zenzero, zenzerina, zanzare. Ich gehe nach Rom zu fahren, ja. Ich bin neapolitanisch. Ich bin nicht italienisch. Dissipisce il peteur, le dissipateur, noi ci scordiamo di montare la rame, altrimenti poi non ci fa andare avanti. Allora, solitamente si monta qua, ma c'è solo tre slot. Ah no, quattro, ok. Poi scheda video, video graphic card, the card is on the table. Yeah. Hey dudes, rock and roll. Zanzare, andate via. Com'è il tempo degli Gaspari? Qui oggi, qui a Napoli, provincia di Napoli, la temperatura... Aspetta, non ho collegato. Dicevo che oggi le temperature qui ormai da qualche giorno si sono alzate, quindi... inizia a sentirsi caldo anche qua. È stato sereno, ma gli ultimi giorni c'è stata l'allerta meteo per i temporali. E i temporali estivi, ragazzi, sono i più pericolosi. Sono quelli che fanno danni, ma danni esagerati. Ci fosse la polvere, la poussière, poussière tous les deux, poussière tous les jours. Facciamo una scansion, facciamo l'addition. Questo qua. Ah, perfetto, questo non fa le visite strane su strani siti internet. No problema, perché questo qui, vediamo l'altro modo di che cosa si tratta, sperando di trovare il problema. Allora, intanto riconsegniamo il PC. Vediamo un po'. Oh, perfetto. Allora, questo ci avvisa. Poi, l'altro qual è? Questo. Perfetto. Se non avessimo messo i cavi dello stesso colore, avremmo rischiato di avere 4,5. Quattro stelline e mese. Centocinquanta, 110. Andiamo a vedere un po'. Qui, ma... Ah, perché forse devo... No.
fatti spendere inutilmente. Capisce? Vabbè. Allora, questa non si avvia. Allora. Ah no, ci manca un cavo, giustamente. Aspetta un momento. C'è qualcosa che non mi torna. Allora, vediamo un attimo se abbiamo i cavi blu. Ci l'abbiamo, sci. Allora, 115, diciamo una cosa, qua quasi sicuramente è la scheda madre, 115, allora, H170, mi pare che noi ce n'abbiamo un H170. Allora ce l'abbiamo già. Allora, start, ok. Editor proposing this assist, eccetera, eccetera. Ok. Proviamo a sostituire la scheda madre. Ma potrebbe essere anche l'alimentatore. Caffè patacca, il caffè che spacca. Eh sì. Facciamo tutti un po' di cina stick. Ecco qua, ma si dovrebbe montare. Ja, ich gehe nach oben zu fahren. Ah, ma si collega direttamente il cavo. Ah, è 6400. Buono. Io avevo un 6600K, quello lì sbloccato, che si poteva overclockare, ma non l'ho mai overclockato, no, perché si rischia di buttare soldi per spingere un po' il sistema, ma secondo me non ne vale la pena. Allora, no, quella è la plus, mi sa che ho sbagliato. Vediamo un po' se mi... Ah, questa è la plus. Quanto costa la plus o la plus? Se costa lo stesso, no, mi serve per forza questa. Eh sì, ma ce la facciamo arrivare col Corriere Espresso, ma sperando che sia solo questo e che non esce qualche altro colpo di scena, come è capitato in qualche altra occasione. E lì sono dolori. Allora, mortoni, ho preso la 170 plus,
Lascia miseria. Non vi preoccupate, tanto la recuperiamo. Allora, motherboard. L'avevo già preso, vabbè. Ci torna sempre utile. Per lavoretti futuri, futuristici. Un bel applauso a quelli che rimangono. $6,600 e un bel processore. Tuttora c'è un 6600, però questa era, mi pare, di decima generazione, quello che monto su questo sistema qua. Eccolo lì, l'ho tenuto per 10 anni abbondanti. Ho fatto veramente un gran bel lavoro. Allora, andiamo avanti. PC port. Vabbè. Avrei dovuto, per essere preciso, hai ragione, avrei dovuto dire 6600. Ed effettivamente è corretto, perché dire 6600 è corretto come hai scritto tu. Quindi giusto. Risposta esatta. Grande Gasparri. Ja, wunderbar. Ram. Oh, ma ram, ma e tu c'è tu. Morino, dove sei? Saluto naturalmente Mr. Morino, ma anche Mr. Aleasso Official. Attenzione, ragazzi. Aleasso Official. Vi porto i suoi saluti naturalmente, caro Gaspari, ti saluto anche da parte sua. Lui sta preparando il suo studio, il suo bello studio televisivo, per fare, vi stupirà ragazzi, con effetti speciali e non solo. Mister Ayer. Vai, su. Nostro Morino, Mr. Morino, e tu sei tu. Qua nel dubbio gli do un'occhiatina. Nel frattempo vediamo cosa dice l'ordine di lavoro.
Allora, go to PC. Per il momento non dice un granché, quindi può darsi pure che ci è andata proprio deluxe. Perfetto. Ci manca solo questo. Can't wait. A new computer. Ah, ottimo. Ottimo, ragazzuoli. Ottimo. Farming Simulator 17. Oh, allora. Aspetta, però. Minimum spec, ok, quindi requisiti minimi, ok. Allora andiamo a prendere il bigliettino qua. Allora iniziamo a vedere cosa ci vuole. Allora, farming 17 minimum, ok. Allora, servono 4 giga di RAM, una scheda video da 2 giga di RAM, 6 giga, ok. Ryzen 12, Ryzen 3 e un R9, ok, quindi... mi pare che una scheda madre AMD AM4 già ce l'abbiamo. Allora, intanto facciamo no, scheda madre non ne abbiamo, ma abbiamo 4 giga di RAM, ok, quindi ci abbiamo già la RAM. Processore 1000 TX, no, allora dobbiamo prendere, abbiamo detto M4, ah, ovviamente dobbiamo prendere anche il dissipatore. Sì, questo ti prepara, ti fa fare le configurazioni. Allora, 1300X, aspetta. Ah, 1200. Ecco qua. Poi... gli mettiamo un bel Sport Freeze, Arctic Freeze, gli mettiamo questo dissipatore, il giallo, eccolo qua, ok. Poi una scheda grafica da 2 giga, mi pare che c'è qualcosa, 4 giga, 2 giga, oh, un Windforce, ok, quindi la scheda madre ce l'abbiamo, vediamo solo se sono 2 giga per sicurezza, VRAM, ok, quindi
Scheda madre non l'abbiamo presa, se non ricordo male. E infatti. AM4. Questo è quello che praticamente faccio pure io da diversi anni. Giga? Sì, ok. Allora, vediamo se c'è un disco SSD. Mettiamogliene uno da 120 giga. Poi ci serve l'alimentatore. Gli mettiamo un alimentatore da... Fammi vedere un attimo una cosa. watt, quindi ci vuole almeno un 500 watt per andarci tranquillo. Oh, dagger. Spettere, questo quando vuole spendere. Massimo 1750, ok. Questo potassi che non ci va. Scriviamo gold. Bronze. Cooler Master, eccole qua. Non sono modulari, va bene. Abbiamo detto 500. Poi il case. Il case, vediamo un po'. Ah, siamo un po' limitati. Oh, questo. Allora, abbiamo preso. CPU, dissipatore, scheda madre, alimentatore, il disco ci sta, il case ce l'abbiamo, la RAM e la scheda video ce l'abbiamo in archivio, quindi ci prendiamo quest'altra cosa qua. Questo che si deve fare? Ah, questo è il case. Ah, lo mette là, lo mette il case. Oh, speriamo di riuscire a fare una cosa decente. Bellino questo case. Voglio sperare che ci sia qualche altra ventola. Mi sa che devo installare qualche altra ventola. Ventole non c'è nessuna. Sperando che ci va. Ah, lo sapevo. Lo sapevo perché Minitix, giustamente. Ah, questo ci serve, no? Non vi preoccupate. Troveremo il modo per riciclare, riutilizzarlo. Ok, allora questo lo prendiamo. Ah no, aspetta. Ah, solo che con questo sono vincolato. Allora, facciamo così. Ok, perfetto. Allora, dobbiamo prendere un case standard, per forza. Allora, case. Vediamo un po'. Peccato, perché quello era bellino. Raichi. Ah, eccolo qua. Razer. Allora, prendiamo pure qualche ventolozza. Gialla mi pare che abbiamo preso. Fammi vedere un attimo l'inventario. CPU cooling gialla, sì, ok. Yellow. Vediamo se ci sta. Mi sa che non c'è. Aspetta. Allora, da
120 per essere sicuri. Ecco qua. Allora ne prendiamo 1, 2, 3 e 4. Ci tornano sempre utili. Allora, riprendiamo il case. Eccolo qua. Mi sostituisco le ventole perché il flusso d'aria non è corretto, quindi. Non va bene. Allora, questa gliela togliamo. Non serve a niente. Allora, montiamo una frontale e un'altra posteriore. Push pull. Così questa immette l'aria fresca. Il dissipatore della CPU a sua volta prende l'aria e la spinge verso la ventola posteriore, che a sua volta tirerà fuori l'aria calda. Airflow. Non sottovalutate mai questa cosa, perché è estremamente importante il flusso d'aria nel case. Perché ciò permetterà al sistema in generale di essere più stabile e quindi permetterà all'elettronica di lavorare in maniera ottimale. Ovviamente, se avete un case che ha la paratia laterale che vi può permettere di installare un ventolone, mettetelo, perché il ventolone lateralmente ha una doppia funzione. In primis quella di raffreddare la parte bassa della scheda madre, e in secondis, fra le altre cose, serve anche per permettere alla scheda video di prendere un po' più d'aria fresca dall'esterno. Quindi questa è una cosa molto importante, se c'è. Se non c'è, non fa niente. Scegliete bene le ventole, ovviamente non prendete, non lasciatevi influenzare dalle luci, dalle lucine, ma ci sono alcuni parametri da tener presente, è che sarebbe un po' lungo da spiegarvi, che magari in qualche altra occasione vi spiegherò più con calma. Ci sono alcuni valori importantissimo. Allora, visto che questo è giallo, mettiamo tutto giallo, i cavetti gialli che abbiamo acquistato. Manca la RAM, abbiamo detto 4 giga, mi pare 4 giga. Vediamo un attimo. Allora, will run 4 giga di RAM. Ok, ce l'abbiamo. We got the RAM. Random access memory. Allora, dove sta? Gli mettiamo una bella XPG. Poi processore dove sei? 1200, mi raccomando, quando assemblate il PC, per assemblate il PC in questo gioco o effettuate le riparazioni, evitate di mettere dei pezzi usati, perché ovviamente vi lasceranno una recensione non buona e di conseguenza tutto ciò che avrete fatto sarà andato al manicomio. Allora, giallo
Eccolo qua. Ah, orange, giusto. Allora, ovviamente non vi scordate di mettere anche il dissipatore sulla CPU, perché no buono no good anche nella realtà, ovviamente. Allora, rimontiamogli la ventola posteriore. Ah, questa ci va giusto giusto, quella da 120 mm. Stavo pensando di prendere quella da 140, ma ho detto vabbè, lasciamo stare. Allora, vi faccio vedere anche l'airflow. Che solo una persona realmente competente sa queste cose qui e lo fa realmente i test. Allora, intanto ripristiniamo tutto, mettiamo il filtro antievolvere, dovrebbe farlo funzionare, dovrebbe. Allora, inizia ad accendere, sì, è corretto. Allora, devo fare per forza lo screenshot così, perché vabbè, poi faccio un piccolo taglietto, vai. Allora, vi faccio vedere una cosa. Il flusso d'aria entra da questa ventola, viene spinta verso il dissipatore della CPU, prende l'aria fresca che arriva dall'esterno, lui la riscalda e la butta direttamente verso l'esterno. Questo si chiama push pull, questo sistema qua. Ho scelto queste ventole per un motivo ben preciso, sia quella del dissipatore della CPU ma anche quelle del case. Non a caso ho sostituito quelle di default. Allora, questo qua io direi che lo possiamo anche mettere nel corridoio e ci accingiamo naturalmente a concludere questo video. Vediamo che quanti punti ci danno qua. Vediamo. Oh, abbiamo fatto un ottimo lavoro, direi, grazie naturalmente al nostro capo Gaspari che ci ha tenuto compagnia. Caparogero, ragazzuoli, allora approfitto ancora una volta per ringraziare il nostro Gaspari che è passato a trovarmi. Ringrazio naturalmente moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che naturalmente vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che giù nella descrizione del video trovate alcuni link. Naturalmente un link sono i miei canali social, oltre naturalmente a trovare un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino al 70%, oltre naturalmente a trovare il link per visitare il sito di ipianibio.it, che naturalmente come sempre vi invito a visitare ed acquistare con fiducia. Poi come sempre vi ricordo che ogni sabato troverete un nuovo episodio di Trader Life Simulator. Mi sembra di aver detto tutto, quindi grazie mille a tutti. Thank you so much. E stata vapore, grazie a tutti.
e buona continuazione a todos. Lasciamo partire l'applauso. Applauso, vai. Ciao a tutti. Grazie ancora.